Gloria a Dio. Una felice serata a tutti quanti. Questa sera ho avuto a cuore di fare un piccolo riassunto sulla Genesi 7, ove il titolo è Il Diluvio. Sappiamo tutti quanti cosa è successo in questo capitolo, ma stasera ho sentito nel cuore di meditarlo, leggerlo e farlo nostro. Ciò che i nostri padri, i nostri patriarchi hanno vissuto a quell'epoca, può anche darsi che stasera qualcuno potrebbe immedesimarsi in queste occasioni, rientrare in quelle persone, provare quella sensazione di qualunque esse hanno trascorso. Ma tutto questo potrebbe accadere se prima pregheremo tutti insieme e saremo concordi nella parola di Dio di sottometterci prima di ogni cosa al Figlio di Dio Gesù Cristo. Se questo è il vostro piacere stasera, potremo inginocchiarci sia con il corpo chi può, che sia con la mente chi non può con il corpo, lo può fare mentalmente, inginocchiandosi e raffigurare davanti alla vostra mente che siamo al cospetto di Gesù, ai piedi di Gesù. Certamente alcuni, magari per le prime volte che vedranno questi video che sto per fare e non sanno come marciare su questo episodio di transport, perché questo è un transport fisico, mentale, spirituale. Se saprete comportarvi, stasera avrete un transport davanti alla presenza di Dio. Oh, che bello essere lì in quel cortile santo davanti a nostro Padre Celeste, davanti a tutti gli angeli, ai santi, agli arcangeli e tutti quelli che adorano e glorificano nostro Padre Celeste tutti insieme in quel grande luogo santo. Certamente questo richiede uno sforzo spirituale, uno sforzo che al primo episodio, se fatto bene, il secondo sarà più facile. E come a
volte quando si fa il primo passo da bambini e non si riesce a stare all'impiede e magari barcolliamo o da un lato o dall'altro e cerchiamo di cadere quando ancora non sappiamo camminare, ma quando ci insegneremo a camminare saremo corretti, stabili, in equilibrio e così sarà dopo la prima volta che vi sdoppierete e sarete davanti alla presenza di Dio nostro Padre Celeste. Bene, adesso chiudiamo gli occhi, chi lo può, chi si trova in certi luoghi che non è possibile chiudere gli occhi, immaginate sempre ad occhi aperti che avete gli occhi chiusi, perché l'immaginazione è come se fosse la realtà, perché il nostro inconscio, la nostra mente, è come un bambino appena nato, che incomincia a comprendere le prime cose e tutto ciò che si ci dice ai bambini, i bambini apprendono come realtà. E così è il nostro inconscio, la nostra mente collettiva e personale. Questo ve lo garantisco io perché ne provo di tutti i colori e prima che lancio qualcosa a voi è già superata al 100% sulla mia stessa persona e vi garantisco che tutto funziona alla perfezione se farete ciò che io vi sto dicendo, mostrando, scrivendo in scrittura automatica questa sera, come ho fatto altre serate. Chi mi ha seguito da anni ha già un avvantaggio per questa serata speciale. Chi è per la prima volta possa la mano di Dio afferrarlo o afferrarla e guidarla con il suo Spirito Santo. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Indietro. Amen. Usando la correzione che non mi è possibile correggere, ma tutte le altre cose possiamo afferrarle con la realtà.
siamo tutti pronti come un solo uomo, tutti insieme, chiudiamo gli occhi, che lei è possibile, e adoriamo il Signore. Gloria, gloria a te, Padre, Dio d'amore. Questa sera, più che mai, Padre, vogliamo presentare tutto ai piedi del tuo figliolo Gesù, coscienti di avere un riscontro davanti alla tua presenza, Padre. E questo già ci fa coraggio. Come un momento di profumo soave. Vogliamo portare ogni cosa a te, Padre. Questa sera tu ci hai messo a cuore di leggere in Genesi 7. Non so i motivi perché hai messo a cuore di leggere queste parole nella tua sacra Bibbia, ma so soltanto che tu stasera sicuramente gratificherai tutto il tuo popolo che ti seguirà. E non solo stasera, se questo video sarà in porto e funzionerà ogni cosa secondo i tuoi piani, secondo tutto quello che tu stai preparando per il tuo popolo, ne avranno benefici anche gli altri, domani, dopodomani, il mese prossimo, l'anno prossimo e tutti gli anni a venire, che saremo ancora qui in questo mondo. Per questa realtà che tu ci tieni ancora in vita, Padre, fai che ogni cosa possa risplendere davanti a te, che questo tuo popolo, che da oggi in poi piegherà le ginocchia davanti al tuo figliolo Gesù Cristo, che farà ogni cosa in preghiera, in lode e adorazione, potrà aprire i suoi occhi, non soltanto i suoi occhi materiali, ma anche i suoi occhi spirituali. Potrà aprire alla conoscenza di quello che tu hai nascosto all'occhio umano e potrà vedere oltre il suo naso, oltre i colli e le colline e i mondi, oltre il mare, oltre l'oceano, oltre i pianeti, i pianeti. Sempre oltre, finché tu aprirai questi confini della realtà. Padre, stasera, più che mai, ungici dall'alto e dagli e dacci da quella benedizione solenne che ognuno di noi stiamo aspettando. Questa sera, Padre, siamo qui e per tua volontà
mundo aspetta, attraverso i piedi del tuo figliolo. E attraverso la volontà del tuo figliolo ci trasferiremo davanti alla tua presenza in quel cortile santo. Per adorarti, glorificarti, cantare inni di lode a te. A te, Padre, Dio d'amore. Fai che in questa notte tutto il raggio della nostra vita possa risplenderci davanti ai nostri occhi. Vedere la nostra vita che tu ci stai preparando questa sera e questa notte sia una notte speciale anche per quelli che non vedono, per quelli che ascoltano soltanto, possa anche per loro vedere attraverso l'ascolto le loro vite che raggiungeranno fino al ritorno del tuo figliolo Gesù Cristo su questa terra. Vedere l'impossibile che diventa possibile davanti alla presenza del tuo figliolo Gesù Cristo che inonda su di noi questa realtà spirituale. Grazie, Padre, che possiamo essere sempre più coscienti della realtà che tu ci stai preparando questa sera. Grazie, Padre, della tua benedizione e soprattutto, Padre, ti chiediamo di benedire tutti gli ammalati, i carcerati, le vedove, i divorziati, i bambini, i senza tetto, i drogati, drogati. Fa uso di droga. Ancora, Padre, se dimentico qualcuno, so che tu non dimentichi nessuno. Voglio metterti davanti tutto il mondo intero. Fisico, mentale, spirituale. Grazie, Padre, per questa grande rivelazione, per questa grande pace che tu ci stai donando questa sera davanti la tua dolce presenza. Oh, com'è bello, Padre, essere qui davanti alla tua presenza, sentendo tutte le vibrazioni possibili che vengono dal suono della tua voce. Grazie, Padre. Grazie, papà.
tu sei il Dio dell'impossibile, tu sei l'onnisciente, l'onnipotente, e questa sensazione che tu sei per noi è indimenticabile, meraviglioso. Poter essere qui questa sera davanti alla presenza tua in questo grande spazio dove tutto brilla di una luce meravigliosa, una luce che quasi abbaglia i nostri occhi, ma è piacevole, dà calma e tranquillità, serenità, salute e prosperità. Grazie Padre, grazie di tutto quello che tu questa sera elargirai al tuo popolo santo, che tu l'hai santificato questa sera. E grazie Padre ancora per quello che farai a tutto il tuo popolo, dal più piccolo al più grande. Questa sera è meraviglioso essere qui davanti alla tua presenza. Gloria, alleluia, gloria, alleluia, gloria, alleluia, al santo e al potente Dio dell'universo, gloria, gloria, alleluia. Meravigliose sono queste parole che ascoltiamo. I nostri cuori si rallegrano, è meraviglioso sentire e poterti adorare e glorificarti tutti insieme. Grazie Padre, grazie Dio d'amore per questa sensazione che tu ci doni questa sera a tutti noi che abbiamo varcato la soglia del tempo, la soglia dell'universo, la soglia che ci divideva tra te Padre e tutto l'universo. Grazie, grazie Padre. Ora, buon Padre Celeste, vogliamo leggere la tua parola appena tornati sui nostri passi. E stasera la vogliamo leggere, ma siamo vuoti ancora per questa tua bellissima parola che tu hai fatto trascrivere ai tuoi servi. Siamo vuoti completamente, l'abbiamo letto tante volte, ma ancora
siamo completamente vuoti e desideriamo, Padre, che tu stasera, insieme a noi, ci mostri tutto come un film che noi stiamo per vedere. Attraverso questa parola, Signore, facci vedere tutto in un attimo, il tragitto di questo capitolo, Genesi 7. Sì, Signore, faccelo vedere come un film, che mentre lo leggeremo, lo assimileremo come se fossimo di presenza, noi stessi in quel capitolo, vivere in quei momenti, sia felici che infelici, sia di disperazione che tranquillità, come i nostri patriarchi hanno vissuto. Grazie, Padre. Siamo sicuri, Padre, che tu questa sera adopererai tutto questo per la nostra gioia, per il nostro io, per la nostra mente, per il nostro corpo. E Padre, ancora, se c'è qualcosa che non va nel nostro corpo, Padre, qualche muscolo che non funziona, qualche dolore che in questi giorni si fa sentire, o qualche osso dolorante, Padre, ti preghiamo, sanaci, guariscici da ogni sensazione, da ogni dolore, da ogni difficoltà, perché in questo momento che siamo qui davanti alla tua presenza, tu sicuramente ci rigenererai, ci farai nuovi. Ci darai un nuovo corpo, nuovi muscoli, nuove vene, nuovi organi, perché sono tutti preparati in quella stanza che tu tieni appositivamente per i ricambi umani. Grazie, Padre, che tu ci ricambierai tutti gli organi e tutti i componenti del nostro corpo che non funzionano più, siano ricambiati a corpi funzionanti, corpi nuovi, organi nuovi. Grazie, Padre. Stasera saremo rinnovati al 100%. Grazie, Padre. Grazie, Dio d'amore. Immensamente grazie. Ora, buon Padre Celeste, lasciaci scendere e ritornare ognuno al suo posto, chi nella sua casa, chi per le strade, chi ovunque si trovava prima della partenza. E al risveglio, aprendo gli occhi, provare delle sensazioni che non ha mai provato. Sensazione di benessere, di felicità, di serenità, di guarigione, di illuminazione a cose future, a tutto quello che era nel buio diventa luce. Grazie, Padre.
lodiamo nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Bene, cari nella grazia, dopo il risveglio, dopo il ritorno all'ovile e dopo tutte queste gioie provate, vi chiedo adesso di prendere la Bibbia in Genesi 7 e faremo il nostro dovere leggendo questo capitolo. E poi vedremo cosa il Signore ci ha preparato. Sicuramente qualcuno, mentre leggeremo, avrà un riscontro, come se fosse presente in quel luogo, e non c'è niente da spaventarsi. Anzi, è un onore. Trovandosi in quel luogo e vivendo ogni cosa in prima persona, come se fosse di presenza in quell'istante, e provare quella gioia, quella serenità che i nostri padri, i nostri patriarchi hanno provato. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Genesi 7, il diluvio. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me. In questa generazione di ogni specie di animali puri, prendine 7 paia, maschi e femmine, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina, anche degli uccelli del cielo. Prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservare in vita la razza sulla faccia di tutta la terra. Poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Sterminerò sulla faccia della terra
tutti gli esseri viventi. Che ho fatto? Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè con i suoi figli, con sua moglie e con tutti e con le mogli dei suoi figli entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè. Il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le caterrate del cielo si aprirono. Piove sulla terra 40 giorni. E 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca. Essi e tutti gli animali secondo le loro specie. Tutto il bestiame secondo le sue specie. Tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie. E tutti gli uccelli secondo le loro specie. Tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati di ogni essere vivente in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Arca. Venivano maschio e femmina, d'ogni specie.
come Dio aveva comandato. Comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro il diluvio, venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca. Che fu elevata in alto al di sopra della terra, e le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra. E l'arca galleggiava sulla superficie della. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte le acque, salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte per ogni essere vivente. Si muoveva sulla terra. Sulla terra. Uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta, strisciante sulla terra, e tutti gli uomini, tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici, morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo furono sterminati sulla terra. Noè, solo Noè, scampò con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per
150 giorni. Fin qui la parola del Signore che abbiamo letto nel capitolo 7 di Genesi. Ci fermiamo qui in questo capitolo attualmente per riflettere ciò che il Signore fece nel nostro pianeta, nel nostro pianeta. Come possiamo ben capire di tutto ciò che abbiamo letto, sicuramente qualcuno ha avuto qualche solletico nel corpo. Come grattarsi da qualche punto nel viso, nella testa, nel collo, nelle braccia, nelle spalle, dappertutto il corpo, per quello che magari si trovava e si trova in collusione spirituale e materiale. Attraverso il sistema di questo mondo è il sistema dell'universo di Dio. Perché se una persona si trova fuori luogo dallo Spirito di Dio, a ogni sensazione prova del solletico in tutto il corpo. O anche si trova a disagio con la spiritualità di Dio. Questo sì che si trova in queste condizioni non ha altro che da pacificare con lo Spirito di Dio e di Gesù, perché prima lo fa e meno sensazione prova nel corpo come allarme spirituale e allarme fisico. Sapete come le macchine, quando ha quelle spie rosse che si accendono nel cruscotto della macchina? E così è l'uomo quando ha questi segnali. Sono segnali che bisogna subito assecondarle, sennò altrimenti, se non assecondiamo questi segnali, loro fanno il suo corso e scaturiscono a malattie. Ecco perché l'uomo si ammala, ecco perché l'uomo è pieno di dolori, di difficoltà, sia spirituale che materiale. Ecco perché l'uomo non riesce a ristabilizzare l'armonia fisica e mentale. Questo è il distacco dello Spirito di Dio. E noi questa sera abbiamo avuto queste sensazioni. Chi lo ha avuto, bisogna che per prima cosa che si metta in ginocchio, chiedere perdono a Dio, o chiedere perdono alla persona che lui o lei abbia offeso, da pacificarsi con il prossimo, amando il prossimo più di se stesso.
Sono tanti e tante cose elencate nella parola di Dio che bisogna fare. Ma se noi leggiamo la Bibbia e la mettiamo in atto, saremo nella felicità, la felicità eterna. Questo è il primo comandamento che il Signore ci dice di fare. Amare il prossimo più di se stessi. Vedete, questo è una grande sensazione di benessere per tutto l'universo. E ritornando alla nostra parola che stasera ci ha messo a cuore il Signore, in Genesi 7 noi vediamo questa sensazione come un piccolo riassunto così globale per entrare ancora in sintonia con l'estasi di quel bellissimo viaggio che potremo fare durante questa scaturazione fisica globale e singolare. Immaginiamo così Noè con i tre suoi figli, la moglie, che un giorno Dio in persona mette a cuore a Noè di un episodio che sta per succedere per volontà sua di Dio, mette in allarme Noè dicendogli: adesso alzati e costruisci una nave, ti darò le misure, scriviti queste misure, sia altezza, larghezza e lunghezza, in tutte le stanze da costruire, scompartimenti per qualsiasi tipo di animale, come poter immagazzinare tutto il cibo per tutti gli animali che verranno. Io ti manderò ogni coppia di animale, maschio e femmina. Dio provvede mandandogli tutti questi animali, gli arrivavano tutto in una volta, tutti insieme, come se uno zoo di animali che erano raccolti tutti insieme a fila, e vediamo una coppia di animali uno dietro all'altro che avanzano verso questa grande barca che Noè costruisce secondo le misure che Dio gli mandò. E vediamo come questi animali avanzano verso quella grande barca, entrano dentro la barca e tutta la sua famiglia incomincia a far posto a tutti quanti. Vediamo come questa sensazione già stiamo vivendo tutti insieme, come in un film messo davanti ai nostri occhi, e lo vediamo perché già abbiamo visto alcune immagini nei film, nei cinema, abbiamo visto qualcosa di simile, ma stasera lo vediamo di realtà. Reale. Reale. Coi
degli occhi e della mente. Vediamo tutto. Come un sogno. Vediamo tutti questi animali che entrano in quella barca. Quando sono entrati tutti, Dio stesso, di persona, chiuse Noè con tutta la sua famiglia in quella barca. Lo sigillò e lo cosparge di pece per non far entrare nessun'acqua. Quella barca. Dio fece questo per preservare la vita di Noè e di tutta la sua famiglia dentro quella barca. All'inizio ci fu un po' di paura. Guardavano uno con l'altro, atterriti, di cosa poteva succedere. Ma il settimo giorno Dio aprì le catarate della terra e ruppe l'acqua del cielo, uscì acqua dalla terra. Prendevano in giro sia lui che tutta la sua famiglia, ma appena cominciò a piovere e aprirsi tutte quelle catarate dell'acqua, tutti corsero verso la grande barca per salvarsi. Battevano alla porta tutti quanti per poter entrare, ma Noè gli rispose stesso chiuse quella porta, quella grande porta, e la sigillò con la pece. Nessuno poté entrare e tutto ciò che strisciava sulla terra, tutto, animali, quadruperi, umani, tutto ciò che aveva alito di vita perì, morì. Nessuno si salvò, oltre la famiglia di Noè. Quell'arca fu alzata dall'acqua che ruppe sia dal cielo che dalla terra. In alto, più in alto, dalle montagne, dai colli, delle colline, si innalzò 15 cubiti d'altezza, oltre quei monti,
entramos en el interno de la barca. Cuando la tranquilidad de quell'acqua cesó, como la paz ritornò nei cuori di Noé, di suoi figli e anche degli animali. Perché vediamo come gli animali erano impazziti internamente quella barca dal movimento di quella barca che era sbandata da un lato e dall'altro dalle onde gigantesche che inoltravano in quella barca, sia da destra che da sinistra, sia da davanti che da dietro. Vediamo come la pace ritornò in quella barca, il silenzio, la pace, l'acqua cessò di salire, l'acqua cessò di piovere dopo 40 giorni e 40 notti. Vediamo come tutto si tranquillizzò e anche il tuo cuore si tranquillizza. Anche il nostro cuore si è tranquillizzato. Tutto tace dentro di noi. La pace, la gioia, la felicità si prende possesso di ognuno di noi. Avete visto, che ha avuto un'interruzione il microfono, ma c'è stato un errore e adesso correggeremo l'errore. E c'è anche che adesso il sistema ha raggiunto le parole che poteva scrivere, oltre non può andare. Questo è quello che succede su di noi quando siamo pieni di problemi, peccati, malattie e difficoltà. Non riusciamo ad andare avanti, non riusciamo a vedere più del nostro naso, perché siamo bloccati. Finché non chiediamo perdono,
e ci rialziamo di nuovo. Ecco, adesso io cambio la pagina, è come quando l'uomo si va ai piedi di Gesù e chiede perdono e si ristabilizza di nuovo, diventa una nuova creatura. Adesso ve lo faccio vedere. Chiudo questa pagina, la salvo. Genesi 7, il diluvio. Webcam. Fratello Angelo Piccone. Vedete come ho cambiato pagina, come scrive? Come avete visto, adesso ho salvato la vecchia pagina che si era riempita e non scriveva più il microfono perché aveva raggiunto lo spazio delle parole che ha di proprietà. E riempendosi quella pagina di quelle parole, quelle frasi che erano destinate, non scrive più il microfono. È come l'uomo, o la donna, o il bambino, o l'anziano, che raggiunge l'equilibrio del peccato, delle malattie, delle difficoltà, la nevrosi e tante altre cose, e non va ai piedi di Gesù, si blocca. È come il computer, quando i virus entrano nel computer, non lo fanno camminare bene, e più virus arrivano, e più il computer si blocca, e non va più avanti. Ve lo sto mostrando in diversi modi, ce ne sarebbero tanti modi di potervi dire che quando non si fa la volontà di Dio, tutto si blocca, tutto finisce. La
il più grande fuoco diventa cenere. Questo che vi ho lanciato è l'ultimo e il più potente. Anche che un fuoco grandissimo, una foresta che si brucia, non resta niente più da quella foresta. E così è l'uomo. Se non va ai piedi di Gesù, prima o poi decade completamente. Si ammala e viene distrutto. Perché non ha assaporato la gioia del Signore e non ha dato gloria a Dio. Bene, con questo che abbiamo dato questa sensazione di benessere, di tranquillità, di felicità, adesso voglio farvi rilassare un pochettino. Se mi seguirete, ciò che vi dirò questa sera, non solo acquisirete nel vostro corpo un rilassamento totale, ma anche avrete delle sensazioni mai provate. Mai. Ve lo garantisco io. E se non lo farete stasera e lo farete domani, che questo video sarà registrato, troverete anche domani o dopodomani, Dio volendo. Mettetevi comodi, non ha importanza come vi mettete, coricati, seduti, all'impiede, ad occhi chiusi, ad occhi aperti. Non c'è una tecnica e un modello o sensazione che potrebbero essere standard. No, sono sempre in evoluzione di trasformazione, secondo ciò che l'uomo immaginerà. Sempre vi dico che ciò che immaginerete con la mente, il bambino che è dentro di noi, che la nostra mente, il nostro inconscio, il nostro spirito, accoglierà come se fosse realtà. Perciò nel percepire queste sensazioni, cercate di percepirle al 100%, immedesimandosi dalla realtà all'irreale. Dalla verità alla sensazione. Di benessere. Salute. E felicità. Amen. Prima di ogni cosa, respirate profondamente per 3 volte.
dentro l'aria, dentro i vostri polmoni più che potete, e poi lasciatelo andare dalla bocca. E mentre entrerà quest'aria dentro i vostri polmoni, inviatela in tutto il corpo con la sensazione di pace, di gioia, di felicità, di calma, di sicurezza. Mentre avete inspirato e respirato fuori l'aria, avete avvertito che il vostro corpo comincia a riscaldare. I vostri polmoni sono completamente riscaldati da questa aria che è entrata così veloce, così a lungo, che ha portato una rigenerazione a tutto l'organismo dei vostri polmoni. E mentre adesso immaginate con la vostra mente, guardando le dita dei vostri piedi, che cominciano a rilassarsi dolcemente, si rilassano le dita dei vostri piedi, sia destro che il sinistro. Anche i vostri piedi. Le piante dei piedi. Dolcemente si rilassano questi muscoli dei piedi.
pascoli dei vostri polpacci. Dolcemente i vostri polpacci si rilassano e sono piacevolmente calde, calde. Sono i vostri polpacci. E la fronte è fresca, come una piacevole aria fresca che sfiora quel vento di tramontana davanti la vostra fronte. Sentite quell'aria fresca. Che fischia davanti la vostra fronte. E mentre sentite quell'aria fresca davanti la vostra fronte, si rilassano i muscoli delle vostre ginocchia. Piacevolmente rilassate e calde sono i vostri ginocchi. Piacevolmente calde sono le vostre cosce. Come se in questo momento una mano vi accarezzasse le vostre cosce. E mentre vi accarezzasse le vostre cosce, sentite quel calore di quella mano che vi accarezza quelle cosce. E sentite quella piacevolezza, sensazione di rilassamento, di tranquillità e di benessere nel vostro corpo. Dalle dita dei piedi fino alle vostre cosce sono i muscoli completamente rilassati e calde. Piacevolmente calde sono i muscoli dalle dita dei piedi fino alle cosce. E fresca è la vostra fronte. Come quell'aria fresca, come se salissimo su una montagna. Avete mai salito una montagna? Immaginate quell'aria fresca che sorvola le vette più alte di quei colli e quelle montagne che avete qualche volta salito.
amati. La vostra mente comincia a vagare, comincia a volare. In zone mai conosciute, lo soffiamento mi dà sensazione di piacevole rilassamento spirituale, mentale, fisico. Si rilassano anche i muscoli del ventre, piacevolmente rilassate sono i muscoli del vostro ventre. Vedete quei muscoli nell'interno come si rilassano e sono piacevolmente calde. Calde sono i muscoli del vostro ventre. E la fronte è fresca. Fresca è la vostra fronte e calda sono i muscoli del vostro ventre. Si rilassano i muscoli del vostro stomaco, completamente rilassate sono i muscoli del vostro stomaco. Con la vostra mente siete all'interno del vostro stomaco, vedete com'è piacevole quel rilassamento di tutto il vostro corpo. Come piacevole quella sensazione di calma, di pace, di tranquillità, di benessere. Caldo è il vostro stomaco. Tutto ciò che è all'interno del vostro stomaco funziona al 100%. Si rilassano i muscoli dei reni, piacevolmente rilassati sono i muscoli dei vostri reni. Piacevolmente caldi sono i vostri muscoli dei reni. Reni. E la fronte è fresca. Come se vi trovassimo in questo momento sopra un ponte a Brooklyn. O sopra la torre Eiffel in Francia. E ve la mettete nella fronte, fresca è la fronte, è caldo, è il vostro corpo, dalle dita dei piedi fino ai vostri reni, piacevolmente calde, caldo, caldo è il vostro corpo all'interno.
qualche gonfiore, se c'è qualche dilatazione, se c'è qualche deformazione nella schiena, che se c'è qualcosa che si stava curvando in questo momento, con questo piacevolmente rilassamento, gli arriva l'ossigeno in quelle cellule, in quelle ossa che si rigenerano, si aprono, aspirano l'aria, l'ossigeno del sangue, porta generazione a tutto l'organismo, a tutta la colonna vertebrale. E la vostra fronte è fresca, fresca. E la vostra fronte, come se vi trovassimo che sta sorvolando come un'aquila, sorvolate l'oceano, sorvolate i mari, le montagne, le vette, le foreste, e quell'aria fresca sulla vostra fronte è piacevolmente rilassata e tranquilla, e il vostro spirito comincia a distendersi, a trovare quell'equilibrio fisico, fisico, mentale, adatto alla vostra quiete, tranquillità, felicità. Si rilassano i muscoli delle vostre spalle, le vostre spalle si rilassano, si tranquillizzano, prendono forza, quel peso che vi ha addossato sulle spalle si alleggerisce. Ogni cosa che pesava da tanto tempo si addrizza. Calde e rilassate, e la vostra fronte è fresca, fresca, e la vostra fronte è calda, sono le vostre spalle. Non avete mai provato questo calore, un calore immenso ma piacevolmente rilassante nelle vostre spalle? Del lavoro che avete compiuto fino ad oggi svanisce, scompare dal vostro involucro, dal vostro essere. Sarete alleggeriti da ogni peso che equivale alla stanchezza, all'equilibrio psicofisico, mentale, spirituale. Sarete come un nuovo progetto, un nuovo uomo, con uno spirito più potente, più felice in Cristo Gesù. Si rilassano anche i muscoli del vostro collo,
inimmaginabile, una potenza esclusiva che conclude nel vostro intimo, nella vostra psiche, nel vostro io, nel cervello e nel cervelletto. Cervelletto, ipitalamo, ipitalamo. Cervicale, con questo calore che state ricevendo nel vostro collo, tutto quel male che vi faceva male il collo, quel peso della cervicale che avete sofferto da anni, decade completamente, scompare completamente dal vostro collo, come se un peso cadesse come squame ai vostri piedi. Lo avvertite quel rumore? Quel rumore, come se qualcosa cascasse dal vostro collo. Caldo è il vostro collo e la fronte è fresca. Si rilassano anche i muscoli della vostra testa. Avvertite nella vostra testa quel calore piacevole, tutti i vostri muscoli della vostra testa si rilassano, si tranquillizzano, se c'è qualche dolore di testa che avvertivate dei problemi in questi giorni, in questi anni. Come quella che ho cambiato la pagina in questo microfono, rigenerata è la vostra testa e il vostro cervello.
intorno alla vostra testa sono completamente rilassate. Avvertite come le vene trasporta il sangue con più tranquillità al cervello, al cervelletto. Tanto tempo avete cercato. E mentre siete così rilassati e piacevolmente caldi, con la vostra mente immaginate un lungo corridoio. Un corridoio lunghissimo, con tante porte, sia a destra che a sinistra. E mentre state percorrendo questo lunghissimo corridoio, guardate sui muri. Ci sono delle immagini scolpite.
immaginare persone a voi care, che avete sempre cercato. E mentre li vedete, li scorgete, queste figure si animano. E diventano reali. Addirittura potete parlare con loro. Raccontategli i vostri problemi, le vostre ansie. Le vostre cose che avete passato. Non avete problemi a raccontarli, perché resteranno sempre tra voi e queste persone che state interpellando. Addirittura c'è una persona con i capelli lunghi, bianche. L'avete sentito nominare tante volte, tantissime volte, questa figura, una persona con i capelli lunghi, bianchi. Nel Vecchio Testamento è nominato tante volte. Interrogatelo, parlateci, esponete i vostri problemi, dichiarando ciò che soffrite, ciò che state percependo, ciò che state vivendo in questi lunghissimi anni di sofferenza. Espiate ogni cosa e troverete quella pace, quella tranquillità, quel benessere. Raccontategli tutta la vostra vita come un film. Come in un film. Tutti i vostri problemi, raccontandoglielo a lui, svaniranno dalla vostra vita, scompariranno completamente. Perciò fidatevi, apritevi, sfogatevi! Raccontategli tutto. Dall'inizio fino alla fine, la vostra vita di sofferenza, la vostra vita di felicità, la vostra vita di inganni e di bugie, e tutti quelli che avete sofferto tramite altre persone, litigi, con amici, con familiari, con la moglie, con il marito, con i figli, con i cugini. Raccontateci tutto, perché quel tutto che racconterete
diventerà reale, scomparirà nella vostra mente, nella vostra vita, non ci sarà più posto per quelle cose che avete sofferto, sarete liberate come ho liberato questo microfono cambiando la pagina. Diventerà nuovo il vostro sistema, la vostra mente, il vostro corpo diventerà un corpo nuovo, una mente nuova, più ricettiva, si evolverà, percepirà cose ancora future, cose che non avete mai visto, cose che neanche potreste immaginarle. E mentre percorrete questo lungo corridoio, fermatevi a ogni quadro che vedete. Parlateci. Mentre si rianima questo quadro e scende dal quadro e parlate con lui, con lei, chiunque sia. Che siano una persona cara a voi, chiunque sia, che vorreste parlargli, che vorreste interpellarla, che vorreste fare quello, questo, quell'altro. Immaginatelo, perché l'immaginazione diventa realtà. E il bambino che è dentro di noi, il nostro epitolamo, il nostro cervello, il cervelletto, è come un bambino e prende per reale tutto quello che immaginiamo. E in questo momento siete completamente rilassato, calmo, tranquillo, felice, nella pace perpetua, eterna. E tutta la gloria va a Dio e a Gesù. La gloria e la potenza dall'alto scende su di voi e su di voi resterà per sempre in eterno. Percorrete questo lungo corridoio e mentre percorrete questo lungo corridoio fermatevi nell'immaginazione che desidera il vostro cuore interpellare. E mentre parlate a queste persone, vedete come la vostra persona cambia, diventa più forte, più felice, più potente. Acquisterete nuove forze. Nuova potenza dall'alto entrerà su di voi. Vi lascio un attimo con queste persone che state interpellando. Vi lascio tranquillità. Esponete tutti i vostri problemi. Ci sono anche delle donne, donne che avete sentito nominare da tanto tempo. Ci sono anche dei bambini che avete sognato, che avete desiderato. Chi non può avere dei bambini? Chiedete, chiedete e riceverete. Oggi avete la grazia che esponete a quello che incontrerete in questo bellissimo viaggio, in quel bellissimo corridoio lunghissimo
troverete la pace, la gioia, la felicità immensa. E siete completamente rilassati, calmi, caldo è tutto il vostro corpo e la fronte è fresca, piacevolmente fresca è la vostra fronte e voi siete completamente rilassati. E vi inoltrate sempre di più in quel lungo corridoio dove farete degli incontri che quando vi sveglierete ricorderete ogni particolare. Al vostro risveglio, al vostro ritorno, tutto è chiaro, limpido nella vostra mente. Tutto diventa realtà di ciò che avete chiesto, di ciò che avete avuto di bisogno. Inoltratevi, parlate, chiedete, e chiedete molto, perché molto chiederete e molto riceverete. Garantito. È scritto nella sua parola. Chiedete e vi sarà donato. Chi poco chiede, poco ha. Quando chiedete, non mettete un limite, ma chiedete con abbondanza. Tutto quello che tu mi vuoi donare, io lo riceverò. Così, a bontà tua. A bontà tua riceverò tutto quello che tu mi darai. Oh mio Dio. Mio Dio. Dio. E Gesù. Gesù. Gloria a te, nell'alto dei cieli. Nell'alto dei cieli. Mio, 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 Gesù, inoltrandovi ancora in quel lungo corridoio, anche la vostra fortuna. Tutto ciò che vedete, se lo volete e lo desiderate con tutto il vostro cuore, è vostro. Tutto. Oro, argento, pietre preziose, ciò che la vostra mente vede è realtà per voi e ciò che immaginerete adesso un giorno diventerà realtà, perciò inoltratevi sempre di più nella fantasia.
fantasia della vostra mente e troverete tutto quello che desiderate. Tutto ciò che desiderate lo troverete. Bene, adesso è arrivato il momento di salutare tutto ciò che avete incontrato. Fatene un prezioso bene. Voi, per la vostra mente, per il vostro corpo. E sarete nella felicità immensa quando vi sveglierete. Ricorderete di questo bellissimo viaggio con la percezione di ciò che avete incontrato, con chi avete parlato, come avete fantasticato in quel corridoio con persone che avete discusso, interpellato e hanno dato quello che avete chiesto. Ricorderete tutto, per filo e per segno. Poi la realtà di ciò che avete visto, sentito, appurato, si installerà un meccanismo dentro di voi che la prossima volta andrete sempre più in profondità di tranquillità, di rilassamento, di felicità immensa. Diventerete le persone più più felici, più armoniosi del mondo. Nessuno potrà distruggervi, nessuno. Soltanto la potenza di Dio e di Gesù. Se farete la sua volontà, Dio vi benedirà. Con questo adesso respirate tranquillamente per 3 volte per il viaggio di ritorno. Aprite gli occhi. I vostri occhi. Siete completamente svegli nella gioia, nella felicità immensa. E questo bellissimo viaggio è tutto un chiaro nella vostra mente, nel vostro corpo, nella vostra psiche.
nel cervello, nel cervelletto. E ogni punto del vostro corpo ha ricevuto benessere, tranquillità, felicità. Non avevate mai provato questa gioia, non avevate mai provato questa felicità immensa, ma oggi lo avete provato. E la prossima volta sarà ancora più bello. Sì, più bello. Dio ci benedica a tutti quanti e vi auguro una felice nottata a tutto il mondo intero. La pace, la gioia, la felicità immensa sia con tutti noi attraverso lo Spirito di Dio e di Gesù. Dio ci benedica. Buonanotte a tutti da fratello Angelo Piccone. Mi abbraccio come faccio sempre, con tutte e due mani, vi cullo come Gesù culla me e quattro baci per ognuno. Uno, due, tre e quattro. E vi mando il mio doppio spirito a ognuno di voi. Ricevetelo con la semplicità. Tac! Dio sia con tutti noi. Amen. Buonanotte.